Nuvoloni neri nel cielo dell'Ardenza, ma il Livorno vuole sgombrare il campo dalle ombre di Padova. Sulla strada l'incognita Pro Vercelli, rivoluzionata dal mercato di gennaio. Nicola torna al tridente dopo 4 mesi, Siligardi, Paulinho, Dionisi nel 3-4-3, che a centrocampo vede il debutto da titolare di Duncan. Rispetto alla Pro Vercelli, che aveva chiuso il 2012 a Terni, oggi in campo solo il portiere Valentini, 4-4-2 con la coppia d'attacco Grossi e Eusepi. Arbitra Gavillucci di Latina. Raccolta fondi dei tifosi Amaranto per la famiglia del bambino morto una settimana fa nell'incendio della sua casa. Dopo 30 secondi Erpen scalda i guanti a Fiorillo con questo sinistro dalla distanza. Risponde il Livorno con Emerson su calcio di punizione, centrale la battuta, alto di poco il sinistro del brasiliano. Al decimo il primo guizzo di Dionisi, servito da Siligardi a campo aperto verso Valentini, ma si allunga il pallone e facilita l'uscita del portiere. La prima parata però è di Fiorillo, che si allunga all'angolino per deviare la portata su punizione di Grossi al 22esimo. Pro Vercelli molto attenta e ordinata, Livorno fa la partita ma non trova spazi. Poco dopo la mezz'ora il tentativo di Schiattarella è di questo tenore. E allora la cinquantina di tifosi piemontesi non si spaventa affatto, si preoccupa invece Nicola, che vede i suoi in difficoltà, mentre la Pro Vercelli continua a guadagnare spazi per andare al tiro. Qui ci prova con Grossi, si è dato da fare l'ex veronese. E infatti il pericolo reale arriva al 37esimo, dalla distanza ancora Grossi impegna Fiorillo, che non trattiene, il pallone va a Eusepi, il suo diagonale attraversa tutto lo specchio della porta. Qui è tutto il disappunto dell'ex varesino. Nel finale del tempo sale il nervosismo, si va a riposo con 4 ammoniti, 2 per parte, nessun diffidato, e sul punteggio di 0-0. La ripresa si apre ancora nel segno della Pro Vercelli sul calcio d'angolo. Dopo neanche 2 minuti il pallone arriva a Sini, che non trova lo specchio della porta. Ma al settimo il Livorno si sveglia, le 2 migliori occasioni nel giro di 1 minuto. Sulla prima Valentini prima respinge su Dionisi, poi sventa con i piedi sulla correre di Siligardi. Neanche 30 secondi dopo il destro di Paulinho, che esce di pochissimo al lato. Aumenta la pressione Amaranto, il siluro di Duncan finisce di poco alto, la Pro Vercelli ora è in affanno. Qui Paulinho difende il pallone, lo appoggia indietro a Siligardi, che è bravo ad aprirsi la strada per il tiro, meno bravo al momento di prendere la mira. Al 22esimo occasione gigante per gli ospiti, il ragazzo entrato al posto di Grossi pesca Cristiano, ci vuole un super Fiorillo per evitare il gol. Ancora teso Nicola, ma la svolta sta per arrivare. Al 26esimo il break di Bernardini, che crossa per Paulinho al centro dell'area e il Livorno è in vantaggio. 9° gol in campionato per il brasiliano. Se lo perdono Vinci e Ranellucci, il suo colpo di testa non dà scampo a Valentini. La Pro Vercelli non ha più la forza di reagire. Al 38esimo la partita di fatto si chiude. Siligardi dalla tre quarti arriva indisturbato fino al limite, lascia partire un gran destro verso l'angolino più lontano. Sorride finalmente tranquillo il presidente Spinelli. 14esimo gol di Siligardi, sempre reti d'autore le sue. La partita di fatto finisce qui, perché dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine. Decisiva l'accelerazione livornese a metà del secondo tempo, serie utile allungata a 14 gare, ora il fiato sul collo del Sassuolo. Per quanto riguarda la Pro Vercelli invece, 6ª sconfitta esterna consecutiva, però con una squadra tutta nuova sono arrivati buoni segnali comunque dalla prima metà di gara. E migliore in campo Paulinho in una giornata difficile per il tridente, il suo gol ha piegato la resistenza della Pro Vercelli. Livorno 2, Pro Vercelli 0, linea a Roma.